Ad una settimana dal grande evento di Imola arriva l'ufficializzazione della presenza di molti ex piloti della Minardi alla nuova edizione dell'Historic Minardi Day, l'evento ideato per ricordare la favola del team faentino in Formula 1 in programma fra Faenza e l'autodromo Enzo Dino Ferrari dal 4 al 6 maggio. Saranno nomi che hanno contribuito a scrivere la storia della scuderia fondata da Giancarlo Minardi, a cominciare da Pierluigi Martini, oltre 100 Gran Premi alla guida della vettura Manfreda, con la storica prima fila conquistata al Gran Premio degli Stati Uniti del 1990. Accanto a Martini ci sarà Alessandro Nannini, che iniziò a correre nella massima serie proprio grazie a Minardi dopo un percorso di maturazione nelle formule minori. Nelle giornate di venerdì e sabato sarà presente anche Gianni Morbidelli, che approdò a Faenza nel 1991 guidando in coppia con Pierluigi Martini la M191 motorizzata Ferrari e l'anno successivo la M192 spinta dal V12 Lamborghini. Domenica 6 ci sarà Luca Badoer, storico collaudatore Ferrari che corse coi colori Minardi Team nelle stagioni 95-99 e già protagonista della seconda edizione. Saranno sull'asfalto del Santerno anche Michele Angel Guerra, primo pilota messo sotto contratto da Giancarlo Minardi, Tarso Marx, Luis Perez Sala, Roberto Moreno, Giovanni Lavaggi e gli ingegneri Gabriele Tradozzi e Aldo Costa, che domenica guiderà la Mercedes Formula 1. Insieme ai piloti Minardi, anche tanti piloti che negli anni si sono avvicinati al patron faentino, fra i quali Riccardo Patrese, 257 Gran Premi in Formula 1 e vice campione del mondo nel 92, ed Emanuele Pirro, che lo scorso anno ha coronato il desiderio di guidare una vettura Minardi. E poi ancora la realista Prisca Taruffi, Gabriele Tarquini, Andrea Bartolini, Matteo Bobbi, Alex Caffi, Carlo Faccetti, Roberto Ravaglia, Siegfried Store, che sarà protagonista anche dello spettacolo Piloti d'altri tempi nella sala briefing alle 17 di sabato 5, e l'ingegner Mauro Forghieri, che presenterà il libro Capire la Formula 1, i segreti della sua evoluzione dagli anni 60 a oggi. Sabato sarà l'autodromo anche Valtteri Bottas prima di partire per Faenza, dove alle 16.30 accenderà i motori della propria Mercedes per raggiungere Brisighella. Domenica sarà il turno di Nick Heidfeld, protagonista del mondiale di Formula E. Saranno invece oltre 100 le vetture che racconteranno quasi mezzo secolo di competizioni sportive. Dalla Cooper T51 del 63, la prima Formula 1 che il campione John Surtees acquistò per iniziare la sua carriera nel mondiale a quattro ruote, fino alla Mercedes del 2013. Accanto alle Minardi protagoniste scenderanno in pista anche le Ferrari F92A, F2002 campione del mondo e la Toro Rosso STR03 che Vettel portò alla storica vittoria di Monza.